Dati della ricerca sono tutte le informazioni, in qualsiasi formato e utilizzate secondo un protocollo definito, necessarie per validare i risultati delle ricerche. Ad esempio, sono dati della ricerca i risultati di esperimenti, i fatti, le osservazioni, gli esiti di sondaggio, le fonti edite e inedite, i riferimenti bibliografici, i software. La Commissione europea ha riconosciuto il valore scientifico ed economico dei dati della ricerca. La loro conservazione, valorizzazione e condivisione sono fra i pilastri della strategia europea per la promozione dell'Open Science, che ha tra i suoi obiettivi la creazione di una European Open Science Cloud, un ambiente collaborativo, sicuro e aperto, inteso a favorire lo sviluppo di infrastrutture di servizio per una più efficace e sostenibile circolazione delle conoscenze scientifiche. Per poter conservare e condividere i dati di ricerca, devi seguire i principi riassunti nell'acronimo FAIR, un insieme di linee guida e buone pratiche sviluppate per garantire che i dati siano findable, ovvero rintracciabili in rete, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Puoi rendere visibili i dati della tua ricerca, rendendoli tracciabili e citabili, attraverso i codici di identificazione univoca come DOI o ENDOL e mediante l'uso di metadati descrittivi registrati in cataloghi o in data repository indicizzati dai motori di ricerca generalisti o specializzati, come OpenAIR, il portale europeo della ricerca. I dati prodotti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici vanno condivisi il più possibile in forma aperta e libera e i metadati devono essere disponibili anche quando i dati necessitano di tutela. Deposita i tuoi dati di ricerca in data repository istituzionali o disciplinari pubblici che ne assicurino l'accessibilità e la conservazione nel tempo. I dati devono poter essere combinati e riutilizzati insieme con altri dati. Scegli un formato aperto e ben documentato per il deposito e la condivisione dei tuoi dati di ricerca e data repository che supportano metadati standard e protocolli di interoperabilità riconosciuti dai motori di ricerca e dai servizi di indicizzazione internazionali. Descrivi e documenta in modo esaustivo i dati e le metodologie usate per generarli e analizzarli, cercando di rispettare i protocolli e gli standard di riferimento per la tua disciplina, a garanzia della qualità e della riproducibilità della ricerca, e per favorire il riutilizzo dei dati in contesti diversi. Scegli una licenza aperta che consenta il pieno riuso dei dati di ricerca, come la Creative Commons Zero o la Creative Commons Attribution, in tutti i casi in cui li puoi condividere in open access. Programma per tempo la gestione FAIR dei dati e condividi il piano di gestione con tutti i ricercatori coinvolti perché siano a conoscenza delle azioni da intraprendere nelle varie fasi del ciclo della ricerca. Il Data Management Plan, piano di gestione dei dati, documenta in particolare le tipologie, i formati e l'organizzazione dei dati generati o riutilizzati nella ricerca, le modalità adottate per la loro corretta gestione e conservazione nel corso e al termine del progetto, i dati che possono essere condivisi in forma aperta e quelli che richiedono una tutela. Ricordati di depositare il Data Management Plan insieme ai dati della ricerca nel repository istituzionale per favorire il riuso dei dati e la loro intelligibilità nel tempo.